Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi abbiamo una nuova deck profile. La lista di oggi vedrà Simorgh Lirilush. Questo mazzo tende a bloccare il nostro avversario con la barriera dei venti tempestosi che impedisce evocazioni speciali di tipo vento, ma non solo, infatti bloccheremo il nostro avversario anche con Aviano Sommo e il suo effetto di negazione, con Simorgh Nero con il suo effetto che impedisce all'avversario di settare qualsiasi tipo di carta, mostro, trappola o magia, e soprattutto con Essenza Antimagia che impedisce al nostro avversario di settare le carte magia. Quindi l'accoppiata di queste tre carte porta il nostro avversario ad un lock completo. Ma andiamo a vedere come è composto il nostro mazzo. Abbiamo un 2x di Simorgh dell'Oscurità, carta che giocheremo davvero poco spesso, ma ci serve principalmente perché è un mostro Oscurità e che quindi poi andremo a bandire per evocare specialmente il Simorgh Nero. Poi abbiamo 1x di Aviano Sommo della Valle delle Nebbie. Questa carta, una volta per catena, ci permette di rimbalzare un'altra carta, Valle delle Nebbie, che controlliamo, in modo da negare l'attivazione di una carta o di un effetto del nostro avversario e distruggerla. Poi abbiamo un 2x di Simorgh Nero. Potrebbe sembrare un po' pesante, ma io sono dell'opinione che vogliamo vedere questa carta perché vogliamo evocarla specialmente. O normalmente, se siamo costretti, va benissimo, basta che arrivi sul nostro terreno. 2x anche di Stato a barriera dei venti tempestosi, anche questa è una carta che normalmente viene giocata in 1x, ma ci sono davvero tanti mazzi che stanno iniziando a prepararsi a questo lock. In che maniera? Mettendo all'interno del mazzo il Kaiju di turno. Abbiamo poi un 2x di Simorgh Volatile della Calamità. Questa carta è davvero molto utile, ci permette di scartare dal deck al cimitero una carta Simorgh, quindi potremo andare a mettere anche il Simorgh dell'Oscurità, oppure possiamo mandare Assalto Simorgh o qualsiasi altra carta Simorgh che riteniamo sia opportuna al cimitero in quel momento. 1x di Uccello di Tuono della Valle delle Nebbie. Questa carta, insieme ad Aviano Sommo, è l'Infinite Negate. Praticamente quando viene rimbalzata dal terreno alla mano possiamo evocare di nuovo specialmente questa carta, e la cosa bella dell'accoppiata Aviano Sommo e Thunderbird è quello che i loro effetti non sono once per turn, quindi in un turno possiamo attivare i loro effetti anche 10 volte. 1x di Ala Nera Ghast l'Esplosione Nera. Ho inserito questa carta all'interno della profile più che altro per il suo potenziale da extender, infatti quando non controlliamo carte possiamo evocarla specialmente. 3x di Simorgh Volatile della Realizzazione. Questa, a mio parere, è una carta davvero importante per il mazzo, ci permette quando la evochiamo normalmente di aggiungere dal deck alla mano una carta Simorgh. 1x poi di Triplicata Keras. Questa carta l'ho inserita perché è un ottimo extender, scartiamo una carta bestia, guerriero bestia o bestia alata e lo evochiamo specialmente dalla nostra mano. Poi abbiamo un 3x di Lirilush Dendroica Turchese, ottimo extender, quando non controlliamo mostri lo evochiamo specialmente, in più è una carta Lirilush, se viene evocata specialmente dalla nostra mano e abbiamo un mostro Lirilush nella mano non cimitero, possiamo evocare specialmente anche quello. Magari adesso vi starete chiedendo il perché di tutti questi extender, perché noi vogliamo essenzialmente al primo turno essere in grado di evocare il Simorgh Volatile della Sovranità, e per fare questo abbiamo bisogno ovviamente di un sacco di extender. Lirilush Passero Cobalto, questa carta è molto utile perché possiamo evocarla specialmente in infise con il Simorgh e ci permette di aggiungere un mostro bestialata dal nostro deck alla nostra mano di livello 1. Poi abbiamo 3x di Lirilush Rondine Zaffiro. Quando controlliamo un altro mostro bestialata possiamo evocare specialmente questa carta ed un altro mostro bestialata di livello 1 dalla nostra mano. Poi abbiamo un 3x di Simorgh Volatile dell'Inizio. Questa è un'ottima carta, quando la evochiamo normalmente ci permette di evocare normalmente un altro mostro Simorgh in aggiunta ovviamente all'evocazione normale appena fatta. 1x di Triplicata Nerval ci permette di bandire un numero di mostri bestia, guerriero bestia o bestialata dal nostro cimitero per evocare specialmente un mostro Link Bestia,
guerriero bestia o bestia alata, con la classificazione link pari al numero dei vostri banditi. Inoltre, quando questa carta viene mandata al cimitero, ci permette di aggiungere un altro mostro Tribigate dal deck alla mano. 2 per di assalto Simorgh. Questa carta è utile perché ci permette di aggiungere alla nostra mano due mostri Simorgh con attributo diverso. Poi anche un secondo effetto, possiamo bandire questa carta, rivelare un mostro bestialata nella nostra mano e se lo facciamo riduciamo il livello di quel mostro di 1 per il resto del turno. 1 per di mostro risuscitato, 1 per di terraformare. Questo perché sì, è vero che possiamo cercare il terreno con Simorgh volatile della realizzazione, ma magari in quel momento vorremmo avere altro in mano piuttosto che il terreno Simorgh. E allora 1 per di terraformare. 2 per di sepoltura da un'altra dimensione ci permette di spostare fino a 3 mostri banditi nel cimitero. 2 per di Elbots, le terre sacre di Simorgh. Questo è il terreno dei Simorgh, va a pompare di 300 punti di attacco e difesa tutti i mostri bestialata di tipo vento. In più possiamo rivelare un mostro vento bestialata di livello 5 superiore dalla nostra mano e quel turno possiamo evocare quel mostro con un tributo in meno. Oppure, anche un secondo effetto, infatti quando controlliamo un mostro vento bestialata possiamo evocare normalmente un altro mostro bestialata dalla nostra mano. 2 per di Tempesta di Piume dell'Arpia. Questa carta ci permette di annullare qualsiasi effetto di mostro attivato dal nostro avversario quando controlliamo un mostro vento e bestialata. 1 per di Battaglia del Cielo Simorgh. Questa carta va a proteggere le nostre bestialate dagli effetti delle carte del nostro avversario e dagli attacchi dei mostri. Infatti con questa carta gli attacchi dei mostri dell'avversario devono essere indirizzati ai mostri bestialata con l'attacco più alto. Ha anche un secondo effetto, ovvero quello di mandare questa carta al cimitero e due mostri Simorgh che controlliamo con attributi originali diversi e con livelli originali 7 o superiori e far tornare nella mano tante carte sul terreno quanto possibile. E se lo si fa, ogni giocatore subisce 500 punti di danno. Sostanzialmente non andremo ad attivare questo secondo effetto spesso, ma il primo è davvero molto importante. 2 per di Essenza Antimagia. Il nostro avversario, per poter attivare le sue carte magia, deve prima settarle e non può attivarle fino al prossimo turno dopo averle posizionate. Passiamo adesso all'extra. Abbiamo un 2 per di Lirilush Usignolo Assemblato. Questa carta guadagna attacco per ogni materiale che ha. Inoltre può attaccare tante volte in base al numero di materiali Xyz che possiede. Una volta per turno durante il turno di ogni giocatore possiamo staccare un materiale da questa carta e tutti i mostri Lirilush che controlliamo non possono essere distrutti in battaglia o dagli effetti delle carte. E inoltre non subiamo danno da combattimento. 1 per di Apollusa l'Arco della Dea, 1 per di Drago Calibro Spada, 1 per di Avramax, 2 per di, non so pronunciarlo, L'Aquila del Destino Disperato, mi spiace ragazzi, 3 per di Simorgh Volatile della Sovranità. Questa è la carta principe di questo mazzo, non può essere utilizzato come materiale link. Simorgh Volatile della Sovranità e tutti i mostri che si trovano nelle zone puntate dalle sue frecce non potranno essere bersagliate dagli effetti delle carte. Ha anche un altro effetto, infatti se questa carta sta per essere distrutta in battaglia possiamo invece distruggere un'altra carta Simorgh che controlliamo. Durante l'end phase, ovviamente di ogni giocatore, possiamo attivare inoltre il suo terzo effetto, ovvero quello di evocare specialmente dalla mano o dal deck un mostro bestialata con livello pari o inferiore al numero totale di zone magia e trappola inutilizzate sul terreno. E possiamo utilizzare questo effetto di Simorgh una volta per turno. Poi abbiamo un 2 per di Tribigata Rugal la pallottola d'argento. Poi abbiamo un 2 per di Volgrande. Questa è un'ottima carta per pompare le nostre carte vento. Infatti dà 500 punti attacco e difesa a tutti i mostri vento che sono sul terreno e diminuisce l'attacco e la difesa di 400 punti per tutti i mostri terra sul terreno. Se questa carta viene distrutta in battaglia o dall'effetto di una carta, possiamo scegliere un mostro vento nel nostro cimitero ed aggiungerlo alla nostra mano, quindi ci permette anche di riciclare i materiali dal cimitero, che è un ottimo effetto. E infine abbiamo un 1 per di Win, l'ammaliatrice del vento verdeggiante. Come side deck abbiamo un 3 per di Nibiru,
un 3x di Lancea, un 3x di Ash, un 3x di Droll e Uccello Serratura, 1x di Spolverino dell'Arpia, che possiamo andare anche a searchare con Tempesta di Piume dell'Arpia nel caso in cui venisse distrutta, mentre che è settata nella zona Trappole e Magia, e 2x di Tributo Torrenziale, un side deck molto tranquillo, molto normale. Facciamo adesso qualche mano di prova. Come vedete il programma è cambiato perché Yu-Gi-Oh! Omega ha deciso di non funzionare più e mi spiace un po', vabbè. Ci arrangiamo con Edo Pro, va bene lo stesso. Iniziamo subito con il nostro Ala Nera, lo evochiamo specialmente sul terreno. A seguire evochiamo normalmente il Simorgh, attiviamo l'effetto ed evochiamo specialmente il Simorgh della Calamità, che ci permette di scartare al cimitero una carta Simorgh. In questo caso io direi di mandare tranquillamente il nostro Dark Simorgh. Ora abbiamo, come vedete, tre carte nel nostro terreno, quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare ad evocare specialmente il Simorgh della Sovranità. Volendo possiamo attivare anche già da adesso gli effetti di entrambi i nostri Simorgh, li evochiamo specialmente. Io direi di evocarne uno solo al momento in modo da poterlo distruggere nel caso in cui Simorgh Volatile della Sovranità dovesse venire distrutto. Passiamo il turno, attiviamo l'effetto di Simorgh, evochiamo la nostra statua barriera, con questo il nostro avversario va completamente in lock. Poi alla sua end phase possiamo evocare ulteriormente dal nostro deck, potremmo evocare Aviano Sommo oppure anche la Lirilush Cobalt Sparrow in modo da aggiungere un'altra carta alla nostra mano, ma in questo caso vado pure di Aviano. E questo è come gira il mazzo. Io mi fermerei qui con questa mano di prova e ne farei un'altra. Ok, questa è una mano un po' particolare, giocabilissima ma particolare. Evochiamo specialmente il nostro Bird of Calamity, mandiamo Bird of Beginning, quindi Volatile dell'inizio, attiviamo l'effetto del terreno, evochiamo specialmente la nostra Bestia Alata, potremmo evocare specialmente adesso Simorgh Volatile dell'inizio dal nostro cimitero grazie al suo effetto ed evochiamo poi il nostro Bird of Sovereignty. Quindi abbiamo fatto, evochiamo specialmente anche l'altro Simorgh dal cimi in modo da appunto proteggere il nostro Volatile della Sovranità. Adesso passiamo il turno, ovviamente andiamo a prendere la barriera, ecco qui, e poi toccherà al nostro avversario. Facciamo un'altra mano di prova, eccola qua. Allora facciamo stessa cosa di prima, evochiamo specialmente la nostra Ala Nera, poi dopo aver evocato specialmente l'Ala Nera possiamo evocare specialmente anche la nostra Sapphire Swallow, questa maniera, 1 e 2, ok. Possiamo evocare ancora normalmente, ma non lo faremo, questo perché andiamo a fare il nostro Simorgh ed evochiamo normalmente la barriera, poi attiviamo anche l'effetto di Simorgh in modo da averlo sul terreno nel caso in cui il nostro Volatile della Sovranità dovesse venire distrutto e potremmo in quel caso distruggere il nostro Simorgh Bird of Beginning. Facciamo adesso l'ultima mano di prova. Oh, guarda che bella, questa è molto bella, mi piace davvero parecchio. Evochiamo specialmente grazie al suo effetto Turquoise Farbell. Evochiamo ancora? No, non attiviamo il suo secondo effetto perché voglio attivare l'effetto di Zaffiro, così da avere già tre mostri in campo, evocare specialmente il nostro Simorgh of Sovereignty, la nostra sovranità, e poi evocare sotto di lui Mist Valley Thunderbird. Attiviamo l'effetto. Qui potremmo andare a evocare specialmente, anziché della barriera, Aviano Sommo. Ed ecco qua. Poi ovviamente passa il turno all'avversario.
con Sovranity andiamo a evocare specialmente la nostra barriera e mettiamo il lock completo su questa partita. Bene ragazzi, direi di fermarci qui con questa deck profile. Vi invito a provare questo mazzo, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, io mi sono trovato molto bene, mi sono anche divertito parecchio. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i contenuti che usciranno prossimamente. Vi ricordo che mi potete trovare sui social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Inoltre nel primo commento in evidenza trovate il link al canale Telegram dedicato agli iscritti del canale, quindi se volete entrare siete liberissimi di farlo, ma iscrivetevi anche, mi raccomando. Se vi è piaciuto il video lasciate anche un bel like e noi ci salutiamo con il nostro solito saluto, il batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.